Carissimi amici della Paranatomia, buona domenica, ben svegliati. Quando vedrete questo video probabilmente sarete già svegliati da molte ore, ma perché caricamento è lento, ma insomma, buona giornata. Oggi, come avevo promesso nel video infrasettimanale extra sui monolama, iniziamo, come dire, un percorso per provare un po' di rasoi che hanno un lama solo, o perlomeno un solo lato della lama. E cosa ho trovato io? Ho trovato una chicca, secondo me. Questo vintage Golf 71, questo qua è un rasoio della Repubblica DDR, Repubblica Democratica Tedesca, Germania Est, in poche parole. Germania Est 71 probabilmente è l'anno, non lo so, comunque ha tutti l'aspetto di essere un rasoio anni 70. Addirittura c'è il prezzo che era 5,30 marchi della Repubblica Tedesca dell'Est, quindi erano marchi diversi. Anche il nome a strumento per la rasatura, penso voglia dire in tedesco. Il designer di questo Weber, e insomma c'è tutto: c'è la scatola e poi c'è il rasoio che è un monolama. Vedete, ve lo mostro un attimo, il rasoio è un monolama che però viene armato con lamette normali del double edge che possono essere girate. Vedete? Io infilo la lama e poi la giro alla prossima rasatura. Golf, eccolo qua, spero che si veda la scritta, e la scritta in tedesco che vuol dire, mi sono documentato. Aperto e chiuso in poche parole. Quindi corpo in plastica bianca e testa, diciamo, in metallo. Guardate che esposizione. Allora, io lo ordinerei, facciamo una cosa alla tedesca, anche se qua stiamo parlando di Germania Est. Vabbè. Sempre Germania era, insomma. Mercury, lamette Mercury, eccole qua. Lamette Mercury, stainless. Lo stesso, vediamo come è scritto. Platinum coated, quindi sono lamette premium Mercury, scusate. Oggi sono veramente un po' stanco. Ho dormito poco perché il cane ha paura del vento. A Torino c'era il vento tutta la notte. Ci ha fatto un po' penale, eccolo qua. Made in Germany. Stainless Rost Fry, vorrà dire stainless steel. Allora, come si arma? Dicevamo, con questo meccanismo, questa levetta si apre e si infila la lametta, che rimane così, vedete? Rimane così. Sotto il fuoco si fa impazzire. Eccolo qua. Si chiude. E guardate che esposizione. Questo è uno scherzo. Io non l'ho mai provato, ma guarda che roba. Per rimanere in Germania, tabac, anche un po' anni 70 questo come idea, diciamo, è lo stick, eccolo qua, lo stick. E allora noi andiamo a bagnare il viso come pennello. Perché ho bisogno di viso ovviamente, perché con lo stick come io faccio, qui non è tedesco ma è un Omega Pro Vintage, anche questo qua, quindi rimaniamo, diciamo, più anni 80, inizio anni 80 forse, l'avete già visto all'opera. Allora, l'acqua calda, prima volta che uso questo rasoio che ha un'esposizione da paura, come Mercurio. Allora, cosa facciamo? Bagniamo un attimo il sapone e iniziamo a spanderlo sul nostro viso. Lo stick è così, no? Che bisogna proprio esagerare sul viso.
È comodo lo stick in certi versi. Andando a coprire tutte le zone. Vediamo se basterà. La barba in questo caso non è molto lunga, 2 giorni. Intrappola il sapone, no? A questo punto noi andiamo a bagnare il pennello in uno umidiamo e iniziamo a montare in viso direttamente il sapone che questo maiale del ciuffo non lunghissimo, fa benissimo il suo mestiere. Guardate che quel montaggio sta venendo fuori, adesso mi bagnare ovviamente. Acqua. Tabac. E qui è un tuffo degli anni 70. Anche se adesso c'è una riscoperta del tabac, però a me ricorda veramente gli anni 70, chissà come mai, anche se avevo pochi anni, però l'idea, forse i colori, la fragranza. E qui vorrei una cosa di più liquido. Non mi devo radere le sopracciglia. Ecco qua. Adesso andiamo con questa falce tedesca. Infatti impressionante il rumore che fa. Io sto sperimentando. Andiamo a sciacquare. Prima chicco. Allora, il sapone fa un po' fatica ad andare via, vedete, questo l'ho pulito da sotto, però è molto esposto. Molto esposto. Mi sembra di sentire molto efficace anche, no? Questo Golf 71 adesso nella Dead Air. Che dopo Single Age, sì. Ecco, Germania di Honecker. E poi finisce nell'89 con la caduta del muro di Berlino, un po' di storia. Poi magari ho sbagliato a dire esattamente la definizione dell'Unione Sovietica, ma era di fatto un paese satellite dell'Unione Sovietica. E Berlino Ovest era un enclave a Berlino praticamente. Momenti di grande tensione durante la guerra fredda, dove da un momento all'altro c'era la paura che il blocco di Varsavia sfondasse per Berlino. Poi per fortuna nessuno si è fatto male.
Erano gli anni in cui si teneva la guerra atomica, eh. Bastava niente, non si capiva neanche come fermo. Allora. Assolutamente efficace. Forse il montaggio ad audio liquido, perché fa fatica a, come dire, pulirsi, però noi perseveriamo così, acqua calda. E in seconda passata, ecco qua, adesso dobbiamo puntare perfettamente, in seconda passata andiamo a maniare ancora di più il pennello per rendere. Ecco, vedete come già abbiamo una consistenza di montaggio più liquida. Cioè, l'usura di questo ciuffo, che è importante, lo rende eccezionale. Ma è proprio morbido, un maiale così morbido, io, forse è il maiale più morbido che ho insieme al Semog, no? E questo è proprio un pennello che avrà i suoi 30 anni tutti, proprio, come minimo, 35. Era venduto in una confezione con il contour, quindi anni, secondo me anni 80, inizio. Ecco qua, andiamo di obliquo e li contrappiede insieme. Canta, eh. Questo canta. Canta e taglia. Adesso con questo tipo di montaggio più liquido dà il meglio. Scorre molto meglio. Eccoci qua. Questo è obliquo. E facciamo qua il contropelo. Ma devo dire che a me la lametta Mercury non l'ha mai entusiasmata, no? Sempre considerata, diciamo, non la cosa migliore che fa la Mercury, che fa ottimi rasoi, ma secondo me la mette, sono meglio altre, insomma. Ma in questa configurazione, in questa falce, guardate che roba, non avevo fatto prigionieri, eh. Ha veramente segato via tutto, lasciando una profondità di taglio incredibile. Sto facendo dei tagli adesso e continua volendo a scavare. E vi assicuro che non c'è niente, non si sente niente, pure il rumore. Ma io direi che basta così. Rifiniamo. Piccole rifiniture e siamo a posto. C'è acqua viva, acqua fredda. E tamponiamo. Allora, pulisco.
Perfetto, questo rasoio sa il fatto suo. E volendo, dal punto di vista di fermento di mestiere, la cosa simpatica è che è un single edge, utilizza le lame normali di E e, appunto, volendo, prossimo giro potrei girare la lametta, no? E questo lato ma non è stato utilizzato, quindi si fa due rasature con la lametta nuova praticamente. Quindi questo è comunque particolare. Andiamo a sciacquarlo un attimo. Ovviamente un rasoio vintage, un rasoio che non penso che utilizzerò spesso. Mi ha fatto piacere provarlo. Mi piacerebbe provare con una barra più lunga, per apprezzarne proprio veramente l'esposizione che è notevole. Allora, un po' difficile da pulire, con il difetto che è un po' difficile da sciacquare. Quello sì. Non è proprio stato progettato in maniera perfetta per essere sciacquato perfettamente, però si fa. Allora, è il momento della pomarba, rimaniamo tabacca ovviamente, qua nella sua confezione da 300 ml, tabaccone, è scritta nel suo brand, oltre ai 70, questo marroncino, questo marrone anzi. Non è che sappia di tabacco, però meno secondo me. Tabacco. Eccezionale. Manda la mente indietro. Allora, che dire? Qua abbiamo il Golf 71, single edge, la falce della Germania Est e le Merkur, che sono le lame discrete, insomma. Però montate su questa falce, su questo Golf, diventano spietate, quindi mi hanno assolutamente lasciato la pelle, l'epidermide pulita, senza neanche un pelo, niente. Vintage single edge, quindi. E poi abbiamo la linea tabac. Qua c'è ancora il gel, lo stick e il dopobarba. Qui andiamo sul sicuro. Prodotti tra virgolette economici, prodotti di qualità, secondo me. E lo stick comodo per magari per il viaggio, perché così non necessita di un montaggio in ciotola, e non, insomma, molto pratico. Come vedete, il montaggio che si può regolare anche in questo modo, se più o meno liquido, più o meno denso. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro buona domenica, vi ho fatto anche in fretta, e proseguirà le prossime settimane, non magari in maniera continuativa. Questo viaggio, diciamo, nel rasoio della singola, e ne proveremo così insieme. Buona domenica e buona barba a tutti.